L'aumento di casi di tumore in fase avanzata a causa dei ritardi nelle diagnosi e nelle cure accumulati in 24 mesi è allarmante. Solo nel 2020 in Italia sono saltati 2 milioni di screening, si è registrato un meno 18% di interventi. È per questo che alla vigilia del World Cancer Day l'Associazione Italiana di Oncologia Medica lancia un monito chiedendo subito un piano di recupero dell'oncologia per colmare i ritardi dell'assistenza, perché senza un'adeguata programmazione le oncologie non saranno in grado di affrontare l'ondata di crisi in fase avanzata. Nelle ultime settimane la nuova ondata della pandemia causata da Omicron sta mettendo in crisi la gestione dei reparti di oncologia e l'attività chirurgica programmata è stata sospesa o rallentata. A preoccupare è soprattutto l'aumento di casi di tumori in fase avanzata a causa dei ritardi nelle diagnosi. Saverio Cinieri, presidente dell'Associazione Italiana Oncologia, sottolinea che i danni per le persone colpite da cancro rischiano di essere molto gravi, in quanto il successo delle cure dipende anche da tempi brevi entro cui viene eseguito l'intervento chirurgico. Gli ottimi risultati per Cinieri raggiunti in Italia dall'assistenza oncologica rischiano di essere vanificati senza una programmazione adeguata, perché la quarta ondata pandemica sta peggiorando ulteriormente la situazione già critica. Calo complessivo nella mortalità per cancro del 10% negli uomini e dell'8% delle donne.